Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Money Glitch da fare da soli ragazzi, quindi adeguatevi a questo nuovo metodo perché si può usare sempre la base operativa, però in questo caso abbiamo bisogno del centro operativo mobile ragazzi, quindi fate bene attenzione. Allora, a questo punto dovete chiamare il centro operativo mobile e posizionarlo nella posizione in cui l'ho messo io. Poi dovete avere la mira manuale ragazzi, andremo a vedere in seguito per quale motivo dovrete avere la mira manuale e ovviamente dovrete essere registrati in Motorcycle Club per richiedere un veicolo, in questo caso una moto, in maniera tale che potrete fare il glitch molto molto più velocemente. Quando abbiamo tutti i requisiti e siamo pronti possiamo partire ragazzi, quindi una volta che abbiamo tutto andiamo all'estremità della base operativa dove c'è il punto giallo, facciamo comparire la scritta base operativa piena, quella che vedete, andiamo nel PSN e torniamo in game. Una volta tornati in game ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto preparare un partecipa a sessione da un qualunque amico che sta giocando a GTA Online. Dopodiché ci dirigeremo verso il centro operativo mobile, ci comparirà la schermata buggata nera infinita, andremo subito a schiacciare due volte il tasto PS e faremo partecipa a sessione ragazzi. Come vedete ci sta mettendo un po' a caricare, quindi in questo caso se ci metterà un po' a caricare lo rifate un'altra volta, schiacciate doppiamente il tasto PS e continuate a fare partecipa a sessione fino a quando non vi apparirà questo messaggio. Il primo messaggio lo dovete accettare, che è quello di cambiare sessione. Il secondo messaggio, che è quello della modalità di puntamento, lo dovete skippare ragazzi. Una volta skippato questo messaggio sarete in una situazione di freeze per un breve tempo, diciamo, non per molto tempo, sarete frizzati. Scusate ragazzi, ma io qui ho rifatto un'altra volta accetta l'invito, però comunque non dovete farlo, rimanete frizzati un pochino così. Una volta che siete frizzati l'unica cosa che dovete fare è muovervi, diciamo, leggermente lontano dalla base operativa e a questo punto dovete lanciare delle mine di prossimità all'estremità della base operativa e esattamente quando state per esplodere e vi comparirà il messaggio base operativa piena, accettate il messaggio base operativa piena, morirete, perché morirete, voglio vedere se non morite con 5 mine di prossimità. E qui l'unica cosa che dovete fare ragazzi è richiamare il vostro veicolo personale, quello che volete duplicare, in questo caso la LG RH8, la Retro Custom. Una volta richiamata la Retro Custom dovete fare la solita procedura di sempre ragazzi, quindi andiamo a vedere. A questo punto ragazzi, quando ci arriva l'auto l'unica cosa che dobbiamo fare è il passaggio di sempre, quello di teletrasportarci, però andiamo a vedere con calma il passaggio ragazzi. Quindi prenderemo e andremo davanti al nostro centro operativo. Io vado ad incastrarmi sotto il centro operativo, però voi se volete incastrarvi da un'altra parte fate come cazzo vi pare, e qui dovremo fare il movimento del teletrasporto, insomma ragazzi. Quindi quando siete sicuri che vi teletrasporta aprite il menu interazione, andate in diciamo rimanda veicolo in deposito e quando siete su quell'opzione schiacciate X e triangolo insieme ragazzi. Una volta teletrasportati nel veicolo rimettete l'auto dentro la base operativa e il glitch è fatto. Ovviamente nella base operativa dovrete avere una LG RH8 con cui sostituire questa auto, quante più auto da sacrificare avete, quanti più cloni potrete fare. Detto questo ragazzi, il glitch finisce qui
e spero comunque di portare un altro glitch, che è quello del deposito veicoli personali, che ci permetterà di duplicare un'auto al minuto più o meno, però l'unica pecca è che non tutti hanno il deposito veicolo personale. Spero di riuscire a editarlo entro oggi. Detto questo, ragazzi, vi lascio un saluto, iscrivetevi al canale, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao!